Come si fa a travestire una tavoletta di hashish in una tavoletta di cioccolato? Basta porgli l'etichetta del più celebre produttore di dolci e dolciumi, la Kinder. Devono aver pensato questo i pusher fermati a Torino e trovati in possesso di un panetto di hashish di 85 grammi, su cui era stato incollato il marchio del celebre produttore di cioccolato. Uno scherzo, verrebbe da pensare, mentre forse la volontà dei due soggetti fermati era davvero quella di provare a gabbare la polizia, camuffando la droga. Un trucchetto la cui ingenuità fa quasi sorridere, se non si stesse parlando di spaccio di sostanze illecite. Ovviamente le autorità non ci sono cascate e hanno capito che quella che avevano davanti era droga e non cioccolato. I due giovani pusher, 28 e 17 anni, fermati nell'ambito di un controllo in corso Principe Oddone a Torino, entrambi con precedenti, non l'hanno dunque passata liscia. E oltre al famoso panetto di cioccolato, droga, nascosti nel passaruota di un'auto in sosta, tenevano altri 32 ovuli di cocaina e crack. E voi cosa ne pensate, lettori di Dissapore? Fatecelo sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità firmate Dissapore attivando la campanella delle notifiche.